cibo è una parte viva in tutte le nostre giornate, ci fa sempre essere attenti a, anche alla differenza che c'è nelle cose più semplici. E questo in Zenzero l'abbiamo visto molto anche negli ultimi anni, perché anche un piatto molto povero ha molto da raccontare per tutta la ricerca che c'è anche in un singolo ingrediente. In questo Zenzero ha trovato un ottimo modo di presentare, cioè di abbinare insieme, accanto a un piatto molto semplice, anche una presentazione di una tavola che faccia vedere che ci vuole anche gusto e occhio, non solo nel piatto, ma anche in quello che circonda un po', che sta accanto al piatto. La cooperativa Zenzero è nata dalla volontà di più o meno una dozzina di persone di Firenze. Abbiamo deciso di metterci all'opera per fondare una vera e propria impresa per gestire una bottega di commercio eco e solidale e biologico di prodotti locali. Però poi abbiamo cominciato a pensare come andare avanti e rendere tutto questo sostenibile, e abbiamo pensato che essere attivi nel settore della ristorazione, pur mantenendo vivi i criteri e l'attenzione verso il biologico, la filiera corta, la stagionalità, i prodotti sempre freschi, potesse essere una soluzione valida. E questo ha fatto sì che potessimo invece prendere piede con una vera e propria impresa di catering, e è da lì che abbiamo avviato questa attività, che da una parte si rivolge a lavoro giornaliero di fornitura pasti per asili nido, e dall'altra organizzazione e catering per eventi piccoli, grandi e matrimoni, feste private. Abbiamo proprio avviato un'operazione di archivio di piccoli e un po' più grandi produttori che mantengono alta l'attenzione verso l'agricoltura biologica e hanno anche proprio un processo di partecipazione attivo nel garantire, anche laddove non hanno la certificazione biologica, nel garantire comunque la purezza e la genuinità del prodotto. In Zenzero c'è sempre stata fortissima la volontà di non acquistare, non far entrare acqua in bottiglia, quindi la plastica no, non la vogliamo, né acqua né altre bevande. Abbiamo deciso, ad esempio, quando lavoriamo in servizi di matrimonio che poi chiedono il bar dopo cena, benissimo, siamo super contenti di offrire a tutti cocktail anche originali e non, però bandiamo l'uso di cannucce. Zenzero si occupa anche del servizio di fornitura pasti per asili nido. Giornalmente forniamo circa 150 pasti. Si tratta per la maggior parte di asili nido domiciliari, vale a dire aperti presso case private, e hanno come massimo numero di utenza 5-6 bambini. Anche in questo è mantenuta la garanzia del prodotto fresco, di stagione, col contatto diretto con il fornitore. Sono disponibili menù per intolleranze o allergie, e sono disponibili menù vegetariani, ovviamente facendo sempre riferimento alla norma regionale. L'Italia che cambia è la consapevolezza di comprendere, di conoscere e di mettere in pratica. E lavorando in una impresa cooperativa come Zenzero, sappiamo che prima di tutto bisogna conoscersi e poi sappiamo lavorare insieme. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai.